Signor Presidente del Senato, signor Presidente della Camera, signor Ministro, autorità, religiose, civili e militari, gentili ospiti, cari colleghi e colleghi, grazie per essere qui oggi a festeggiare insieme a noi la ricorrenza del 166esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Le celebrazioni sono per loro natura occasione per tracciare un bilancio della strada percorsa e per traguardare i passi successivi. Anche l'anno appena trascorso ha visto fortemente impegnata la Polizia di Stato sotto molteplici fronti, primo fra tutti quello dell'ordine pubblico. Dal summit G7 di Taormina alle proteste dei movimenti NOTAV del nord dell'Italia, dalla mobilitazione ambientalista dei NOTAV nel sud Italia, ad una campagna elettorale che soprattutto nelle sue fasi finali ha visto inasprirsi notevolmente il clima tra le opposte fazioni politiche. In tutte queste occasioni la Polizia di Stato, istituzione alla quale la legge conferisce l'onere e l'onore della direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, si è impegnata per garantire il regolare svolgimento delle pubbliche iniziative, con l'impiego di oltre 1.250.000 unità delle forze mobili, pari a ben oltre il 50% di tutto il personale impegnato dalle forze di polizia. Sovente mettendo a repentaglio l'incolumità della nostra gente, come purtroppo testimoniato dagli oltre 200 poliziotti feriti nel corso delle manifestazioni svoltesi lo scorso anno. Sempre più spesso, infatti, gli uomini e le donne della Polizia di Stato sono bersaglio di atti di intemperanza o di azioni violente perpetrate da dimostranti le cui istanze dovrebbero essere affrontate e risolte in altri contesti istituzionali. Troppo di frequente, invece, la conflittualità sociale finisce per trovare quale principale luogo di confronto le piazze delle nostre città, dove le forze di polizia vengono erroneamente percepite come controparte e non quali garanti del rispetto delle leggi. Sul versante della sicurezza, il terrorismo internazionale rimane tuttora la principale fonte di preoccupazione. Il dissolvimento dello Stato Islamico prima e il rientro in Europa dei cosiddetti foreign fighters poi ci ha indotto a mantenere elevato il livello di attenzione, adottando una molteplicità di iniziative ispirate ad un principio fondamentale: anticipare quanto più possibile l'attività preventiva al fine di interrompere fin dalla fase embrionale i processi di radicalizzazione e la pianificazione di attività criminali. Non volendo ridurre tutta questa complessa attività ad una sterile elencazione di dati, mi limito ad alcuni numeri che danno il segno dello straordinario sforzo delle strutture specialistiche della Polizia di Stato. Nel solo 2017 sono state arrestate 26 persone contigue ad ambienti del terrorismo di matrice religiosa e 105 estremisti pericolosi per la cornice di sicurezza interna sono stati allontanati dal territorio nazionale. Pur nella consapevolezza, mi sia consentito rilevarlo, che i processi di radicalizzazione, almeno nei paesi occidentali, non costituiscono la causa dei fenomeni terroristici, quanto piuttosto l'effetto. L'effetto di una marginalità nella quale vivono persone che non riescono ad integrarsi o non vogliono farlo, creando sacche di frustrazione che costituiscono l'anticamera dell'illegalità, della criminalità e in una fase estrema possono condurre a derive terroristiche. Ebbene, se è vero che l'integrazione contribuisce a disarmare il terrorismo, non possiamo essere soli in questa azione di prevenzione che deve coinvolgere molteplici attori istituzionali e sociali. Pur lavorando con la massima dedizione affinché nulla mai colpisca le nostre comunità, siamo consapevoli che vivendo dentro una minaccia liquida e indefinita non potremo mai dirci del tutto a riparo da essa. Questo straordinario impegno non ha determinato una flessione nell'attività di contrasto al terrorismo endogeno, che specie sul fronte anarco-istituzionalista registra un particolare attivismo, come documentato dalle numerose indagini condotte dai nostri uffici specializzati. Anche gli indici di delittuosità registrano risultati confortanti. Conformemente all'analogo andamento del 2016, anche per il 2017 abbiamo rilevato un significativo calo dei fenomeni delittuosi, meno il 4,4%, e dei primi mesi di quest'anno confermano tale trend discendente. Sul fronte del contrasto al crimine organizzato sono stati raccolti altrettanti lusinghieri risultati, raggiunti anche attraverso una rinnovata filosofia dell'applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, strumento fondamentale nel sistema di contrasto nazionale non solo alla criminalità ma anche dei fenomeni di turbativa dell'ordine pubblico.
Nella difficile partita che quotidianamente giochiamo, voglio ribadirlo, un ruolo decisivo assume la capacità di intercettare in anticipo i fattori di rischio per la tenuta della sicurezza pubblica. Con questo intendimento, nell'ultimo anno è stato profuso un rinnovato impegno nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa di sicurezza, secondo direttrici d'azioni che non si sono limitate a innervare il momento del controllo preventivo, ma si sono estese anche all'avvio di mirate operazioni di verifica destinate a svilupparsi sull'intero territorio nazionale. Tutto questo per dargli il senso di un'attività espletata senza mai sosta dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, che mi piace rappresentare come un treno in corsa. Un treno la cui motrice però fu disegnata dal lungimirante legislatore della legge 121 del 1981, presente ormai negli oltre 35 anni di attività. Pur se pregevoli, gli interventi di restyling fin qui eseguiti mi hanno lasciato sostanzialmente immutata la struttura, che forse già da qualche anno necessitava di più incisive azioni. Per questo, fin dall'inizio del mio mandato, abbiamo avviato una generale riscrittura dell'architettura della Polizia di Stato, sia a livello centrale che nelle sue diramazioni periferiche. Non vi è settore, specializzazione o ambito territoriale che sia stato tralasciato, in uno sforzo collettivo e corale che ha esaltato il modello partecipativo. Un'operazione di non poco conto, resa ancor più complessa perché realizzata su un treno in corsa che non ammette soste per la sua messa a punto. Ogni modifica organizzativa ed operativa è stata, o sarà, pertanto realizzata senza mai intaccare la piena operatività delle sue compagini a tutela della sicurezza della collettività. Per le questure il progetto ormai addirittura d'arrivo prevede l'attualizzazione del vigente modello organizzativo al fine di superare alcuni schematismi che lo rendevano non completamente adeguato a rispondere alle concrete esigenze di prevenzione e contrasto dei reati provenienti dal territorio. In tale contesto ne sono state rideterminate le dotazioni organiche alla luce della cornice delineata dalla legge 124 del 2015. Tutto questo per fornire un reale supporto al rinnovato ruolo del questore, quale emerge dal recente decreto legge 14 del 2017 in materia di sicurezza urbana, che conferisce nuove prerogative all'autorità tecnica di pubblica sicurezza in una visione evolutiva rispetto al modello disegnato dalla legge 121 dell'81, esaltando i contributi apportati dalle singole forze di polizia che si fanno sintesi proprio nell'autorità di pubblica sicurezza. Ed è per questo che parallelamente abbiamo avviato una organica riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ispirata ad un duplice obiettivo: da un lato semplificare e snellire la macchina dipartimentale, operazione indispensabile per rendere ancora più agili i processi decisionali, dall'altro aggiornare le articolazioni interne per renderle più idonee a contrastare le nuove dinamiche che caratterizzano la minaccia criminale e terroristica, ed essere inoltre in linea con i nuovi processi di controllo della spesa introdotti dalla più recente legislazione. Il progetto, sia pure ancora in itinere, ha già ricevuto una prima significativa attuazione con il decreto ministeriale del 19 aprile dello scorso anno, che tra le tante innovazioni ha ridisegnato il cuore del coordinamento info-investigativo della Polizia di Stato. È stata infatti rivista l'organizzazione delle nostre strutture antiterrorismo, superando un'impostazione risalente alla prima metà del 2000, che, voglio sottolinearlo, sebbene non abbia impedito di cogliere brillanti risultati operativi e investigativi, non era più adeguata a rispecchiare il crescente livello di specializzazione dell'azione di contrasto, imposto dalla multiformità dei fenomeni eversivi e terroristici. Parallelamente abbiamo rivisto l'assetto della Direzione Centrale Anticrimine, cabina di regia delle divisioni anticrimine, delle squadre mobili e dei gabinetti della Polizia Scientifica, eccellenza quest'ultima della Polizia di Stato, grazie alla quale oggi la nostra bandiera riceverà la medaglia d'oro al valor civile. È stato inoltre avviato l'iter per la riorganizzazione del Servizio Centrale di Protezione, nonché del Servizio di Polizia Postale e Telecomunicazione, internazionalmente riconosciuto come uno dei laboratori più avanzati al mondo per il contrasto al crimine informatico in tutte le sue molteplici declinazioni. Ma poiché il cuore pulsante di ogni organizzazione è il suo capitale umano, è su questo che abbiamo investito tutte le nostre energie. In questo percorso abbiamo trovato al nostro fianco la quasi totalità delle organizzazioni sindacali, che scevre da strumentali quanto interessati per personalismi, neppure tanto onorevoli, hanno lealmente interpretato il fondamentale ruolo di formazione intermedia, fungendo da collettore critico delle istanze provenienti dagli appartenenti e contribuendo a trovare un eco contemperamento degli interessi in campo. Abbiamo così cominciato ad attuare il riordino delle carriere per rimuovere gradualmente le cause di stagnazione nella progressione professionale
e riattivare il reclutamento in alcune qualifiche della Polizia di Stato. I provvedimenti adottati in soli 6 mesi hanno consentito tra l'altro di bandire i primi 7 concorsi interni previsti per un totale di circa 9.300 posti per l'accesso alle diverse qualifiche da vice sovrintendente a vice commissario. Inoltre è stata avviata un'intensa stagione di concorsi che, articolata su un serrato calendario, consentirà di assumere nuove leve, contribuendo a svecchiare un'amministrazione che ha visto innalzare progressivamente l'età media del proprio personale. Nel solo 2017 sono stati assunti oltre 750 operatori di polizia e il trend è in crescita nel 2018. E finalmente i nostri dirigenti hanno un'area autonoma di rappresentanza e di contrattazione, una unità storica che, lungi dal creare una frattura all'interno del nostro corpo, intende offrire una cornice per graduare e commisurare gli istituti giuridici e i benefici economici dei nostri dirigenti alle responsabilità che la funzione comporta. Soprattutto abbiamo già iniziato la procedura per la costituzione della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, destinata a divenire la cabina di regia della vita del poliziotto che lo accompagnerà dal suo reclutamento sino alla sua collocazione in quiescenza. In tale contesto vorrei sottolineare l'importanza di un'ulteriore innovazione che, pur attenendo ad un elemento formale, tocca l'essenza della nostra istituzione. A 37 anni dal varo della legge 121-1981 che ha disegnato la Polizia di Stato, abbiamo ritenuto fosse arrivato il tempo di svincolarci dai gradi militari per appropriarci di segni distintivi che rimarchino la nostra identità di amministrazione civile ad ordinamento speciale. Non per segnare la distanza dal mondo militare al quale riconosciamo uno straordinario patrimonio di professionalità e di competenze, ma per rimarcare con decisione la nostra identità di amministrazione civile. È la riaffermazione della nostra adesione ad un nucleo di valori sublimato nel nostro motto, sub lege libertas. È la consapevolezza che le pubbliche funzioni che ci vengono assegnate dalla legge, alcune delle quali fortemente incisive sulla sfera individuale, non si esauriscono nel mero esercizio di un potere che si esplica autoritativamente sul destinatario, bensì sono espressione di un servizio a favore della collettività che è il destinatario ultimo del nostro lavoro, una funzione che deve essere esercitata con onore e disciplina, come recita l'articolo 54 della Costituzione. Ed anche quando questa funzione si esplica in un potere coercitivo, esso va sempre esercitato con umanità, intercettando le esigenze e i bisogni delle persone che sono affidate alla nostra responsabilità, anche quando violano la legge. Dobbiamo cioè ispirare il nostro agire a quell'etica della responsabilità di weberiana memoria che non perde mai di vista le conseguenze del proprio agire, anzi le assume come guida. Solo in questo quadro si può confermare e rinsaldare quel rapporto di fiducia con il cittadino che costituisce la base della credibilità delle istituzioni, credibilità che si costruisce attraverso la virtuosa interazione tra regolatori e beneficiari finali della regolazione. E questo processo noi lo abbiamo intrapreso con decisione e da tempo. E i nostri cittadini lo sanno perché, al di là del roboante numero degli arresti effettuati, ovvero delle operazioni di polizia condotte, è la credibilità la misura di valore del nostro agire. Ed è per questo che lo rivendico con orgoglio: tra le istituzioni pubbliche le forze di polizia sono ai primi posti per indici di fiducia dei cittadini. Una credibilità che si alimenta e che trova la propria linfa anche nell'esempio di coloro che hanno sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere e che noi amiamo ricordare non nel loro ultimo atto, quello dell'estremo sacrificio, bensì nel loro quotidiano agire. A loro, il cui sacrificio non sarà mai dimenticato, a tutte le donne e agli uomini della Polizia di Stato, alle loro famiglie, protagoniste silenziosi di quotidianità non sempre facile, e soprattutto ai nostri concittadini, dedichiamo questa giornata di festa. Viva la Polizia di Stato, viva l'Italia!